Allora, basta, non dico più niente, no. Si ubriacano, no? Spesso, e ha dimenticato di portarmi tutti i fogli. Sono Però rimasti nella io li valigia. avevo, però, dentro il computer, quindi avremo questa visione tecnologicamente avanzata di un lettore col computer. D'altra parte, questo. Volevo questo secondo passaggio suggerire anche dopo questo mio incipit, non lunghissimo, ma una leggera colonna, cioè un riferimento musicale ritmico. Quando ti dico yeah, bravo, quando faccio yeah, va bene? Prima su Senofane non va bene la ritmica, ma poi dopo c'è una cosa divertente che sono due notazioni che il filosofo ha scelto, il filosofo col cappello, che è diverso, il filosofo col cappello e i filosofi senza cappello. In genere i filosofi col cappello sono pelati, questo è infatti. No. E infatti anch'io, da quando ho cominciato ad andare in piazza, ho avuto dei capelli meravigliosi che sto portando e sfoggiando e poi ne sfoggerò uno color celeste. E uno dice, ma guarda che eleganza i capelli. Invece no, in realtà nasce con questa cosa qua. Però Senofane dice questo. Poi dopo vorrei dire le cose di Marx. Perché l'allegro Marx viene descritto dai suoi amici come un simpatico ubriacone, il che lancia uno sguardo che potrebbe turbare molti, va bene, ma d'altra parte in epoca renziana tutto è possibile. Per cui approfittiamo di questo squarcio, io mi auguro che presto si chiuda, però in questo caso c'è due testimonianze che vedono uno un Marx in giro per le strade di Londra che fa delle azioni quasi teppiste, così ubriaco, lancia dei sassi ai lampioni com'era, come questo, tipo un black bloc da solo, e un altro che completamente ubriaco. Ecco, sequestra in casa un suo amico e lo minaccia o di picchiarlo o di possederlo, non si capisce bene che cosa, una specie di strana, sai, quelle sbronze in cui diventi aggressivo con qualcuno che magari è un caro amico e così. Però Senofane, per metterci aveva già capito che sarebbe stati questi tedeschi in Inghilterra che cedevano, ci dice nel VI secolo avanti Cristo, bisogna come prima cosa che in letizia gli uomini celebrino il Dio, con racconti che non offendano la divinità e con discorsi puri. Ma dopo aver libato e aver pregato di poter operare il giusto, questa infatti è la cosa che prima di ogni altra ci si presenta da fare, non è eccessivo berne tanto quanto, avendone in corpo, tu possa ritornare a casa senza l'aiuto del servo. A meno che non sia molto vecchio. Quindi se sei vecchio e ti imbriachi, puoi anche essere accompagnato a casa. Ma che ne deduciamo che i vecchietti si imbriacavano. Ma lodare si deve quello degli uomini che durante il bere tratti nobili argomenti, come gli suggerisce la memoria e il suo amore per la virtù, senza occuparsi di battaglie di titani e di giganti o di centauri, invenzioni degli antichi. Antichi già avevano degli antichi, che erano gli antichi degli antichi, che avevano degli antichi, degli antichi, degli antichi, ma questo è un altro discorso. O di violente contese civili nelle quali nulla è utile, ma è bene aver sempre rispetto degli dèi. Oh yeah! Un po' più soft, il più soft possibile, se no poi dopo mi perdo. Va bene, non volevo turbarti. Ti è cascato qualcosa? Engels, per dirla mentre cerca le spazzole, gli piaceva lo champagne, per dargli l'idea di come il socialismo abbia appunto all'origine qualcosa di strano. E quando si camminava al suo fianco, tenere dietro al suo passo, dice qualcuno, non era facile, quindi beveva e andava dritto come un fuso. E ancora più difficile stargli dietro quando aveva un bicchiere in mano. Karl Marx, dal racconto di William di Liebknecht, in Karl Marx und Gedankenstein. Un episodio del 1854. Oh yeah. Una sera Edgar Bauer, che allora era ancora in amicizia con Carlo Marx, era venuto in città dalla sua residenza di Highgate per fare il giro delle birrerie. La consegna era di tracannare un sorso in ogni osteria da Oxford Street fino a Hampstead Road. E il numero assai elevato delle bettole di quel quartiere rendeva difficilissima l'impresa, anche limitando drasticamente ogni sorso. Tuttavia ci mettemmo animosamente all'opera e giungemmo felicemente in fondo a Trottenham Court Road. Qui
attratti dai canti e dai suoni provenienti da un club degli Odd Fellows, una società di mutuo soccorso dove era in corso una festa, il gruppo dei bevitori di birra si unì a convitati in allegria. Ma ben presto la discussione andò a finire sulla politica, la situazione si fece tesa. Marx tenne un'entusiastica concione in lode della scienza e della musica tedesca. Non gli ho mai sentito parlare inglese con un simile scilinguagnolo, ma la discussione si avviò a degenerare quando Bauer cominciò a parlare dell'ipocrisia inglese. Si udirono frasi minacciose, le teste si scaldarono, i pugni si agitarono, noi fummo abbastanza ragionevoli da fare di necessità virtù e da mettere in atto, non senza difficoltà, una ritirata non troppo ingloriosa. Ora, del nostro giro delle birrerie, ne avevamo veramente abbastanza. Per sfogarci un po' con un po' di moto, ci sfidammo ad una corsa di resistenza che durò finché Edgar Bauer non inciampò in un mucchio di pietre e di selciato. Un'idea! E ricordandosi gli scherzi matricolati della sua vita di studente, Bauer afferrò una pietra e patatrac, un lampione a gas volò in mille pezzi. Le sciocchezze sono contagiose. Marx e io non volemmo essere da meno e 4-5 lampioni andarono in frantumi. Dovevamo essere arrivati circa alle 2 di notte, le strade erano vuote, ma il fracasso attirò l'attenzione di un poliziotto che senza pensarci su fischiò per richiamare i colleghi della zona. Immediatamente altri fischi risposero. La situazione cominciò a farsi critica. Per fortuna ci rendemmo conto della situazione e per buona sorte conoscevamo il terreno. Ci gettammo in una corsa pazza con 3 o 4 poliziotti alle calcagna. Marx diede prova di un'agilità di cui non l'avrei mai creduto capace. L'inseguimento proseguì per qualche minuto a rotta di collo, poi riuscimmo a svoltare in un vicolo laterale e a sgattaiolare attraverso una allée, un cortile tra due strade, dal quale riuscimmo a passare alle spalle dei poliziotti che persero le nostre tracce. Ora eravamo al sicuro, non avevano i nostri connotati e ciascuno di noi poteva raggiungere casa sua senza ulteriori avventure. Ancora su Marx, Dimitri Richter racconta questo suo episodio vis-à-vis con Marx ubriaco. Avevamo bevuto parecchi fiaschi di vino e, dato che egli non lo sopportava bene, lo ricondussi a casa piuttosto ma fermo sulle gambe. Giunto davanti alla porta di casa, la aprì a fatica, mi invitò a entrare con cenni pieni di mistero. Curioso di sapere cosa avesse da comunicarmi, entrai non appena ebbi varcato la soglia e gli chiuse la porta, nascose la chiave e cominciò a prendermi in giro con fare burlesco, dicendomi che ero suo prigioniero. Mi invitò quindi a seguirlo al piano di sopra nel suo studio. Entrato in stanza, mi sedetti sul canapè per vedere cos'altro voleva combinare quel tipo stravagante, ma nel frattempo egli aveva dimenticato la mia presenza. Sedetti a cavalcioni di una sedia, reclinò il capo sulla spalliera e cominciò a declamare in una ininterrotta cantilena, mezzo lamentosa e mezzo sfottitoria. Povero sottotenente, diceva. Si riferiva a un sottotenente dell'esercito prussiano che aveva corrotto, diceva lui, insegnandogli la filosofia hegeliana. Lo aveva invitato a casa sua quella sera, ma alzando il gomito si era scordato sia di lui che della filosofia hegeliana. Dopo aver continuato per un pezzo la lamentazione sul sottotenente, Marx divenne preda di un accesso di rabbia e improvvisamente si accorge che era ancora nella stanza. Avanzò quindi verso di me, mi fece capire che ero in suo potere e con una malvagità che avrebbe voluto essere diabolica, ma sembrava solo una ragazzata, cominciò a infastidirmi, minacciandomi, mettendomi le mani addosso. Io feci ogni sforzo per non abbassarmi a fare altrettanto, perché mi ripugnava difendermi nello stesso modo, ma poiché continuava gli dissi con aria seria che avrei posto fine alle molestie con le maniere forti se lui non la smetteva. Non ottenni risultato, mi vidi costretto a fargli fare un volo dall'altro capo della stanza. Quando si fu rialzato
Gli dissi che ne avevo abbastanza di lui, lo invitai a aprirmi la porta di casa. Il suo viso assunse un'espressione di trionfo. «Vai pure a casa», mi disse con aria di schermo, «uomo forzuto», proprio ubriaco, sottolineando quelle parole con le smorfie più bizzarre. Sembrava che stesse cantando i versi del Faust, «dentro c'è un prigioniero». Ma la situazione era comica al massimo grado per l'espressione fanfaronescamente mefistofelica che egli aveva assunto. Alla fine gli dissi che se non voleva aprirmi la porta avrei fatto da solo a sue spese. Poiché ancora una volta rispose con una serie di scherni e di smorfie, allora scesi a basso, aprii la porta con uno strattone, scardinando la serratura, e gli gridai dalla strada di chiudere bene per non far entrare i ladri. Muto per lo sbalordimento, vedendo che mi ero sottratto al suo laccio fatato, egli stava alla finestra e mi seguiva coi suoi occhietti come un discolo bagnato. Vorrei concludere questo episodio ebbrezze con qualcosa che ci dà un po' il contesto in cui ai primi dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, viene usato il vino. Pierre Leroux, un seguace di Saint-Simon, ci dà questo squarcio. Se l'operaio bevesse il suo vino mangiando il suo arrosto, non avrebbe nessuna distrazione. Voi gli avete talmente ridotto il salario che bere e mangiare allo stesso tempo gli costerebbe tutta la sua fortuna. Che fa dunque l'operaio per conservare qualcosa nel portafoglio? Mangia senza bere. È come un catone, beve solo acqua. E ecco che la musica cambia, perché viene la domenica, incontro un amico, un compagno, bisogna rallegrarsi, bisogna comunicare insieme. Non si comunica più in chiesa, ma il bisogno di comunicare è eterno. Comunicano dunque sotto la specie del vino. Si va alla bettola come si va allo spettacolo. È una distrazione, un piacere, una gioia che ci si concede. Il vino non entra nel bilancio ordinario della vita. È il capitolo supplementare dei divertimenti. E adesso vorrei che Massimo eseguisse il pezzo dedicato a Carlo Marx, ubriaco.